Cominciamo facendo un po' di chiarezza su quanto avvenuto alla ditta artigianale a Firenze di proprietà di Francesco Sanapo, l'imprenditore che ha ricevuto una multa dalla Polizia Municipale di 1000 euro. Gli agenti sono stati chiamati da un cliente del locale indispettito per il costo di 2 euro per un decaffeinato. La sanzione non è stata applicata per il costo della tazzina di caffè, ma perché il prezzo non era stato segnato sul menu cartaceo, bensì su quello telematico, nato in tempo di pandemia e a cui si accede tramite il QR code. Sui social non sono mancati aspri commenti sul prezzo di 2 euro, ma se facciamo un passo avanti è indubbio il fatto che se viene utilizzata una miscela di grande qualità si debba pagare di più. Via social c'è chi propone un tetto alla tazzina tanto amata dagli italiani, ma questo non è possibile. Un tetto lo si può mettere perché ci sarebbe subito giustamente l'intervento dell'antitrust che sanzionerebbe gli operatori, perché di fatto sarebbe un cartello a danno dei consumatori e della libera concorrenza, quindi un prezzo imposto non si può mettere. Purtroppo il rincaro di alcuni beni di prima necessità, tra cui anche il caffè, è dovuto a tutti i rincari generalizzati dell'ultimo mese, rincarando le materie prime, rincarando i costi energetici, rincarando anche tutta una serie di cose attinenti alla gestione del personale, che ha registrato anche un rincaro del caffè. D'altronde, se adesso l'inflazione tocca l'8-9%, è chiaro che conseguentemente c'è anche un rincaro dei beni di prima necessità e quindi anche dei prodotti di caffetteria. In media, afferma Confesercenti, una tazzina da caffè in centro a Firenze costa 1,10 euro o 1,20 euro. Se si paga di più è perché i costi nell'area UNESCO sono superiori. Sì, magari si paga di più la seduta al bar, perché lì chiaramente anche lì hai dei costi molto più alti, basta pensare ai costi degli affitti dei locali, sono costi molto più alti, parametrati chiaramente al costo dell'area UNESCO, e quindi sicuramente questi costi poi vanno scaricati anche sui prodotti finali.